Bentornati. Occupandomi di erbe medicinali praticamente da quasi tutta la mia vita, ho avuto occasione di incontrare personaggi davvero interessanti. Quello di cui vi parlo in questa pillola etnobotanica è uno psichiatra conosciuto molti anni fa, marchigiano, e esattamente uno psichiatra della provincia di Fermo. In questa terra ha portato avanti studi importanti sull'utilizzo di alcune piante medicinali tradizionali che hanno un'interazione con la nostra capacità di agganciarsi a quelle che lui chiamava visioni archetipali. E quindi attraverso il dormire, quindi i sogni, ma anche le visioni e anche le esperienze estatiche descritte dal mondo spirituale, sia quello cattolico che quello pagano. Ebbene, attraverso questi viaggi era in grado di trovare degli spunti che servissero ai suoi pazienti per rimuovere gli ostacoli o guardare nella giusta direzione. Insomma, uno psichiatra che però teneva conto appunto delle erbe. Non possiamo in questo momento escludere che sia già stato fatto un lavoro del genere nel passato e lo si farà anche nel futuro, magari guardando verso quei vegetali altisonanti che hanno note proprietà psicotropiche o psichedeliche. Ma le piante in questione che venivano studiate dal mio amico psichiatra sono piante molto comuni e che nessuno probabilmente penserebbe abbiano la proprietà di attivare qualcosa di importante nelle nostre esperienze oniriche. In questa pillola vi presento due piante che appartengono alla stessa famiglia, la famiglia delle leguminose o delle fabace, e che comunemente sul territorio si appellano con il termine ginestrino, quindi in questo caso plurale, ginestrini campestri. Si tratta della Hippocrepis comosa, delle fabace, detta sferra cavallo, e della Lotus cornicolatus, anch'essa un ginestrino campestre, che troviamo molto frequentemente, e le parti che venivano adoperate per procurare questi particolari stati di coscienza sono i semi, ma talvolta anche i fiori, e spesso la ricetta prevedeva di mettere gli uni e gli altri assieme. Allora, adesso vi mostrerò una carrellata di queste due importanti piante dall'importante scopo nel mondo della ricerca, che in questo caso chiamerò psiconautica.